importante perché qui c'è stata la presentazione dei giochi paralimpici che vedranno protagonista Genova e vedranno protagonista Savona, e ovviamente la regia di Regione Liguria è stata importante, per questo che mi fa piacere essere qui oggi, sia per la presentazione dei giochi paralimpici e per dire che Savona sarà uno dei comuni che ospiterà gli atleti e che aiuterà in questo momento di grande sport, di grande gioia e anche di integrazione degli atleti che arriveranno da tutta Europa con gli studenti nostri, quindi con i nostri ragazzi. Però c'è un'altra iniziativa che riguarda sempre i giovani, i ragazzi, gli studenti di tutte le scuole, che è questo protocollo che andiamo a firmare come Regione Liguria, Comune di Savona, Provincia di Savona, ma anche UNICEF, Automobile Club, per portare il concetto della sicurezza, della prevenzione, anche delle regole nelle classi e a seconda dell'età, tarando ovviamente con le capacità recettive degli studenti. Io credo che sia un bel modo, che sia importante che i volontari dell'Automobile Club, i volontari dell'UNICEF, i volontari dei comuni e quindi anche dai vigili urbani e qualunque tipo di professione che può essere interessata a questo, porti ai ragazzi il senso della sicurezza stradale, il senso della prevenzione dei fenomeni di bullismo, di cyberbullismo. Questo è sicuramente un tema su cui noi siamo stati molto attenti, abbiamo avviato anche come Regione Liguria diversi progetti nelle scuole da questo punto di vista, e poi ci sarà una grande festa, che sarà una festa sulla neve, sarà una festa in montagna, ma è un modo per dire e stimolare la creatività dei più piccoli, perché a loro verrà chiesto di fare degli elaborati, dei disegni che poi diventeranno delle vere e proprie opere che verranno esposte, si stimolerà la loro creatività anche con dei videoclip, insomma sarà un modo per essere vicino alle loro esigenze e per far passare dei messaggi sui rischi che corrono, senza farli passare necessariamente come rischi, ma diciamo ponendo a loro una riflessione che sappia portare a dei comportamenti corretti. Credo che sia doveroso che le istituzioni e che tutti i soggetti sensibili da questo punto di vista si mettano insieme per portare avanti la sensibilizzazione nelle scuole. Quello che io ho detto come regione è che mi auguro, innanzitutto mi fa piacere che sia un protocollo che parte da Savona, spesso i progetti sperimentali partono da Genova e poi si allargano al resto della regione, qui no, si parte da Savona, dalla provincia di Savona, dal provveditorato di Savona e dal comune di Savona, e è chiaro che tra un anno con il rinnovo automatico del protocollo mi auguro di essere qui con un progetto che ha funzionato bene da estendere anche alle altre province, questo è l'obiettivo che ci diamo.